Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il noto rapper Fedez ha annunciato tramite i social di essere stato dimesso dal Policlinico di Milano dopo essere stato ricoverato a causa di un'emorragia interna. Dopo essere stato sottoposto a una gastroscopia e ad una procedura per fermare il sanguinamento, il cantante è stato stabilizzato e riportato a casa. Prima di lasciare l'ospedale, Fedez ha voluto smentire categoricamente le voci riguardanti un presunto abuso di alcol e droghe come causa del suo ricovero. Il rapper ha spiegato che l'emorragia interna è stata causata dalle operazioni subite per rimuovere un tumore, che hanno reso gli organi più fragili e suscettibili a ulcere e sanguinamenti. Fedez ha chiarito che l'emorragia riscontrata questa volta è stata meno grave rispetto a quella avuta lo scorso ottobre, motivo per cui è stato dimesso dopo soli 2 giorni di ricovero. Una volta tornato a casa, il rapper è stato accolto dai suoi figli Leone e Vittoria, che con i loro baci e abbracci hanno contribuito alla sua guarigione. Fedez ha annunciato che nei prossimi giorni comunicherà ai suoi fan se sarà in grado di esibirsi nelle tappe previste per l'estate, lasciando la decisione finale ai medici. La notizia della dimissione di Fedez ha rassicurato i suoi fan, che si sono mobilitati sui social per augurargli una pronta guarigione. Il rapper ha ringraziato tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto e sostegno durante questo periodo difficile, promettendo tornare al presto sul palco per regalare nuova musica.